Alla fine dell'VIII secolo, Carlo ha già sottomesso i Longobardi e i Bavari. Ha respinto gli Avari, impadronendosi di tutte le loro ricchezze, e ha fiaccato la resistenza delle forti tribù dei Sassoni. I suoi domini si estendono su quasi tutta l'Europa occidentale, dall'Atlantico fino all'Elba, dal Mare del Nord fino all'Ebro e al centro d'Italia. Insomma, agli uomini del tempo sembra quasi che sia risorto l'impero romano d'Occidente, dopo i secoli delle invasioni che avevano ferito e diviso l'Europa. L'impero di Carlo è molto vasto. Per questo è diviso in territori che Carlo affida a conti, marchesi, duchi, da lui stesso scelti. Sono loro che hanno l'incarico di amministrare la giustizia, cioè di fare da giudici fra gli abitanti, di riscuotere le tasse, di arruolare soldati e di guidarli in guerra. Alcuni di loro sono anche vassalli di Carlo, cioè sono legati a lui da un patto di vassallaggio. Ecco di che cosa si tratta. Nel patto di vassallaggio, il vassallo deve prima fare un atto di sottomissione al suo signore. Si inginocchia e pone le mani congiunte tra le sue. Poi gli giura fedeltà, tenendo la mano destra su un oggetto sacro. Solo allora il signore gli concede un beneficio temporaneo, o feudo, che normalmente è un pezzo di terra. In caso di morte o di tradimento del vassallo, il beneficio torna al re. L'economia dell'impero carolingio si basa quasi esclusivamente sul lavoro agricolo, il lavoro dei campi. Dell'impero di Carlo le sedi imperiali sono numerose. Guardate. Quella preferita è Aquisgrana, che l'imperatore fa arricchire di tesori e monumenti. Oggi Aquisgrana è in Germania e si chiama Aachen. Del grande palazzo imperiale che comprendeva sale, appartamenti, terme e piscine, oggi è rimasta solo la cappella, in cui si trovano il trono di Carlo, in marmo bianco, e l'urna nella quale, dopo la morte, fu posto il corpo dell'imperatore, rivestito dall'armatura.